era abituato a essere ospite, le suite, le cose, e l'ho visto tutto. Mi manca la Russia e l'Amazzonia, ce l'ho visto un po' tutto, ma amavo quello, però amavo anche, pare, il Veneto, buongiorno al giù del cuore del paese, ecco. Ti sei contenta? Ti dà delle belle boccette qui, di che sta bella Rosina. E facevo il Veneto, mi piaceva da impazzire, col pappone, facevo il Pulinozzo Veneto, con il bravo attore Daniele Vargas, che non c'è più, neanche lui. Parecchi attori di teatro e di cinema se ne presi, lui lassù, perché ogni tanto fa il teatro, lui lassù, lui fa, mangia poco il burattinaio, che muove tutti, capito? Come muove noi, che siamo i burattini, che lui è sadico, ha fatto su di noi degli esperimenti, lui non muore mai, noi sì, capito? È curioso, c'è un bel discorso da fargli, come è gnostico. Vecchia attrice, tutte queste parolacce, io ho detto a Maurizio.
tizio De Meis, aiuto regista che c'è, e lui ne può essere testimone. Vai a dire a Bellini, basta con le parolacce. Io torno da Scaglietti, da Bologna, con l'ernia del disco in corso. Che c'ho? Schiacciamento, sto col cortisone per non sentire i dolori, eccetera. Sto lavorando, perciò sono già nervoso e sto patendo questi dolori che sopporto a malapena. Basta con le parolacce e le bestemmie, se no io lascio il set. Ma stai scherzando? Io, artista manager, vai subito, sono arrivato io. È andato, gliel'ho detto, da quel momento. Signor Artiston, io avevo un gatto, accarezza il gatto, siccome ero stato a casa sua a mangiare con la Barbara Steele. A Bregena aveva la sua villa con la Masina che cucinava e stava preparando un altro film, vabbè, in seguito a quello che aveva fatto Antonioni, Deserto Rosso, un altro, sì, che c'era il colore vero. Allora diceva sull'albero questo, avevo visto, ma aveva visto mangiare, ritorno a me, che poco fa, ma aveva visto mangiare, che forse facevo. Così no, c'è qualcuno di noi che, c'è qualcuno che fa così, che a me non piace, che a tavola qualcuno che si mette a fare così, a me non piace, perché ti fa vedere lo stuzzicadente, con un pezzettino di carne, anche, vabbè, a parte queste cose, meglio così. Tutto a casa e mi va a fare mentre accarezzo il gatto, poi un'altra scena, un'altra ancora, poi mi dicono Artiston il giorno dopo, 3 giorni di lavoro, cioè un giorno e mezzo di lavoro e 3 giorni di prove per fare questa seduta spiritica senza fare primi piani, senza staccare come farete voi, perché è più giusto fare così nel mio caso. Lui però faceva tutto perfetto, inquadrava questi 30-50 personaggi tutti al primo piano senza staccare mai, bravissimo, come chi gli vuoi dire, insomma, però nella vita era quello che era. Artiston, il tuo ruolo purtroppo, mi dispiace dirti che è finito, e invece sono contento che è finito, mi dispiace per te che devi continuare con quel signore che fa quello che fa, e dice che ciao, buona fortuna, sei mesi dopo, un anno dopo, ho esordito Passaporto per l'inverno. Si richiude la porta e si apre una chiesa per me, in omaggio a mia zia suora. Non il portone, troppo poco. Ci andavo d'accordo, era strano. Aveva fatto un film con la sceneggiatura che cominciava col mio personaggio, vabbè, che diceva con la giurma, l'equipaggio, le cose. Giriamo, dove è sta palla? Finisce di girare. Andiamo, era così, e partiva il film. Era stranissimo, vero, sì. Bravo, lui era bravo sugli attori, aveva fatto a suo tempo, tanti anni prima, 2 soldi di speranza, di Castellani mi sembra, un film famoso, dove lo faceva il giovane protagonista. Bravo Musolino, calabrese, di Reggio Calabria. Io ho mia mamma calabrese, io sono Artiston, non è un nome d'arte, è proprio Artiston piemontese. Bettas, Artiston Giorgio. Dolci Bettas, Giorgio Artiston. Giorgio Artiston, mio cognome. Mia mamma si chiamava Gatto, come mia zia, suora, sua sorella, alla quale facevo l'autista a Ostia, e da lì inutile dire che da nipote diventai figlio della suora e poi subito dopo il figlio del Papa, perché
Non Nizza, era ad Angeli. Ah, mamma mia. Con gli anni perdo, oddio, però mi ricordo abbastanza cose. Però vorrei ricordarle tutte, ma siccome erano tante, probabilmente qualcuna scappa. Non me ne voglia. Io credo a tutto, accetto il mistero. Un domani potremmo sempre rincontrarci. Anzi, in questo chiedo scusa a mia moglie, Micaela, perché ogni tanto io prenoto dicendo a lei, femmina, se un giorno ci fosse l'aldilà e ci si dovesse rincontrare, io mi presenterò non così, ma giovane, gli faccio vedere le foto quando ero giovane, dico mi presenterò a te se tu sarai libera da impegni sentimentali e io anche. Difficilmente, però io lo sarò, perché gliel'ho promesso che se ci rincontriamo me la riprendo se lei mi vorrà, però lei non vuole. Allora dico, se sarò giusto staremo insieme, va bene, e ce l'ho parecchie già prenotate, non si sa mai. Facevo un cattivo poi alla fine, perché era il commissario.
diavolo nel film
al cinema. Comodo. Difatti io voglio andare, perché devi pagare. Devi prenotarti prima. Devi fare la fila, quella e quell'altro. E più tiri fuori i soldi. Io ce l'avevo tutto e non mi frega più niente. Tanto in giro. Vado nel tartarione così. Mi diverto. Insomma.